arriva la finale dei 50 delfino maschili, quella con Thomas Ceccon reduce dalle batterie con tante fatiche dei 100 dorso. E allora andiamo in corsia numero 8, entra l'austriaco Simon Bucher, passando per lo spareggio contro Carter, ha pescato il jolly, il suo successo è già essere tra i migliori 8 del pianeta. Jogo Ribeiro, il portoghese in corsia numero 1, saliamo su, portoghese di Coimbra, sbocciato all'ultimo europeo dove ha preso il terzo gradino del podio, è cresciuto ancora fino a questo punto, forse può bastare così. Parte Basta della Vasca, torniamo giù, Benjamin Proud, corsia numero 7, campione mondiale nel 2017, poi più stile liberista dove è re iridato ed europeo da non sottovalutare. In corsia numero 2 l'egiziano Ahmed Sameh, presente a Guangzhou 4 anni fa, mondiale non come questo, notevoli passi avanti anche per lui, in teoria outsider. Ed eccoci, Thomas Ceccon, corsia numero 6, non è distanza olimpica ma è una gara dove il nuoto italiano deve ancora scrivere pagine di storia. Capace di tutto Ceccon, nonostante le fatiche, dai Thomas, Red Europa in carica anche contro Jacob Peters, bronzo mondiale in staffetta, secco in gara individuale, questa finora è l'occasione della vita per il britannico in corsia numero 3. In corsia numero 4 Deira Rose, lo statunitense di origini nigeriane che ha impressionato alle selezioni e subito si presenta in finale come uno degli uomini da battere. Corsia numero 4, sta per entrare Maxime Grousset, non mollerà la presa, devastante, velocista puro, argento mondiale nei 100 stile libero e bronzo nei 50, tra i favoriti anche in questo stile. Gara dove l'assenza di Caleb Dressel apre a tutte le soluzioni, gara che potrebbe essere una lotteria, gara in cui le speranze azzurre di scrivere la storia incontrano però ostacoli difficili. Non abbiamo una tradizione certo nei 50 delfino, anzi lui è stato il primo l'anno scorso a entrare in una finale in un campionato del mondo, quest'anno si è presentato però con il ruolo di numero uno su una gara che ha sempre affrontato, scusate la ripetizione, un po' per gioco, senza particolare tensione, però è diventato un gioco prezioso quello a cui sta partecipando e in cui ci si può giocare veramente tutto fino all'ultimo. Dall'alto al basso Ribeiro, Sameh, Peters, Grousset, Rose, Ceccon, Proud, Bucher, si sale sul blocchetto di partenza finale mondiale dei 50 delfino. Ultimo ad agganciare come sempre il britannico Benjamin Proud, Thomas Ceccon in linea con tutti gli altri provano a scappare via al centro della vasca, Rose e Grousset, parte alta con Peters che schiaccia sull'acceleratore, sale ora un po' l'azione di Thomas Ceccon in corsia numero 6, è buona la velocità dell'azzurro che continua a forzare fino alla fine Thomas Ceccon, che c'è l'appuntamento con la storia, 22-68 al di là del record italiano, è una cosa che non era mai accaduta nella storia del nostro sport, nella storia del nuoto italiano. Italia mai a medaglia ad un campionato del mondo nei 50 delfino e arriva subito grazie a questo talento puro la medaglia d'oro. Se l'è andata a prendere, non ci credo, se l'è andata a prendere, così doveva fare, è stato perfetto. In questa occasione è veramente magico, no? Come entra in acqua e sembra una gara compromessa e lui con grande flemma, con grande capacità, con delle spinte però uniche, con questo scivolo che lo contraddistingue, questa facilità che è spaventosa, ai 35 metri ha iniziato a salire e lì pian piano ha chiuso la strada a tutti, perfetto anche sul tocco conclusivo, niente da dire, il migliore al mondo quest'anno, il campione del mondo, Ceccon. Che campione, che talento, non ci stanchiamo mai di dirlo e sembra un appuntamento con la storia quasi fatto apposta, perché è la prima volta in cui 50 delfino hanno fatto la loro comparsa nel programma di un campionato del mondo, è stato proprio qui a Fukuoka nel 2001, a distanza di 22 anni arriva la prima medaglia dell'Italia, proviamo a sentirlo. I want so bad this medal because last year I did fifth, so I have the underback before in 20 minutes before, so it's really hard for me mentally and physically, but today I did it, and so I'm super happy with that. You know, it is such a quick turnaround from that 100 semi into this. How do you prepare? What goes through your mind?
not preparation for this. just all out and 100 back and 55 all out, and so. Yeah. And a world title. We'd love to see it. Look, congratulations, mate. That was amazing. Ladies and gentlemen, give it up for your world champion, Thomas Chacon. Goditi l'applauso del Marine Mass Hall a Thomas Chacon. Ce lo godiamo anche noi dal punto di vista dei segreti, di come mentalmente è riuscito a preparare queste due gare, semifinali dei 100 dorso e finale dei 50 delfino, niente di che. È arrivato da Elisabetta Caporale, tra poco arriveremo, anzi no, arriviamo subito, poi proviamo ad andare ancora di traduzione, di cui siamo in sospeso rispetto a quello che Thomas ha detto prima. Vai. Grazie per queste emozioni, sei stato bravo, te lo sei andato a prendere questo oro, che è un oro inedito per l'Italia, il primo oro del nuoto qui in piscina. Sì, sono contentissimo perché forse volevo più questa medaglia che quella del 100 dorso in questo momento, quindi bene, sapevo che potevo notare questo tempo e dovevo, ho detto oggi agli altri che dovevo sperare magari gli altri facessero leggermente peggio, perché non so se sarei riuscito a fare un tempo così forte. Ovviamente ringrazio anche i fisioterapisti che in questi 20 minuti mi hanno, insomma, mi hanno trattato, sì, quindi ho fatto una cosa fantastica, perché come l'anno scorso, 52-1, non voglio mentire, non ho tirato tutto. Adesso non voglio fare come l'anno scorso, che dito, però ho fatto un 100 dorso, non l'ho ancora visto, però secondo me è eccellente. Quando è il fino anche, adesso non l'ho vista la gara, però ci sentivo molto bene. Sono meno stanco adesso che dopo i 100 dorso, quindi sono campione del mondo oggi, sono stracontento. Sei arrivato qui da campione in carica, è una pratica che dovrai ancora svolgere, ma ti sei già preso un'altra medaglia d'oro. Sì, il titolo è il titolo, come dicevo anche prima della staffetta. Basta, adesso non ne farò più 50 perché devo vincere una volta, poi basta. Io li ho sempre, non odiati, però sia io che i miei allenatori 50 non li vediamo proprio benissimo, quindi insomma, però gara molto buona. Vieni anche a te che era qui mentre tu vincevi e insomma è stato bello avervi qua insieme. Ritorni dopo con la medaglia, io mi riprendo Tete. Oh, parallelismo con che è scritto. La storia con il suo allenatore, tra l'altro Thomas diceva dei 50 delfino, insomma, anni. Parliamo a volte bene, a volte male, ma chiariamo il discorso. Il concetto è che 50 delfino non sono distanza olimpica, mentre l'altra gara nel carnet di Thomas Chacon, quella preferita ai 100 dorso, sono distanze olimpiche e coppa. Il discorso è un po' più ampio e riguarda proprio la gestione del personaggio Chacon da parte di Alberto Merlina, il suo tecnico, che gli ha fatto sempre, l'ha fatto crescere attraverso delle sfide. Questo perché lui ha bisogno, pensa molto al nuoto in realtà, anche se non sembra, pensa molto al nuoto, ha bisogno di intrigare la mente su percorsi alternativi, no? Non sempre la prestazione a tutti i costi, ma altre strade. Per cui allora una volta fai ai campionati giovanili tutte gare alternative, alle volte ti concentri solo su una gara, adesso hanno, per dire, il percorso dei 100 metri. Che cosa vuol dire, Tommaso? Vuol dire chi è stato il migliore al mondo nella somma dei 4 da 100 metri delfino, dorso, rana e stile libero. E allora c'è competitivo Phelps, ovviamente, c'è competitivo Lochte, Michael Andrew e non so chi altri, e lui sta cercando di diventare il più forte di tutti in questa gara che non esiste, che si sono inventati loro, capisci? E lo stesso una gara vale, immaginaria. Esatto, e lo stesso vale un po' per i 50 metri, ok? Li facciamo finché non vinco. Oggi ha vinto e poi toglie e sbarca la casella e la mette da un'altra parte. Una gestione un po' giocosa di un talento che è fuori dall'ordinario. Sono d'accordo, anche perché questo racconto ci ha consentito di andare per aneddoti e dunque di raccontare un po' del dietro le quinte di Thomas Chacon, del lavoro con il suo allenatore Alberto Burlina. Ma vuoi scommettere
che il contrario non accade proprio per il motivo che dicevo io, proprio per il motivo che il cento dorso è distanza olimpica. Ma sicuramente vuoi scommettere che con il cento dorso non lo fanno il gioco del non lo faccio più? No, certo, il gioco ovviamente poi tutto è incentrato a una finalizzazione seria, anche il cento dorso e non il cento stile, il cento dorso fino all'Olimpiade, poi dopo si vedrà se allargare il raggio, se affrontare altre gare, eccetera eccetera, però quello gliel'ha messo come paletto, no? Quella è la tua gara e boh, la sviluppi bene. Molto appunto incoraggiante quello che ha detto peraltro, no? Sul cento dorso, certo, ero facile, ha fatto un cento dorso eccellente, è raro che lui si esprima così riguardo a se stesso, evidentemente si sente molto bene e oggi ha fatto una coppia di gare che l'hanno dimostrato in maniera abbondante. Ha detto adesso lo posso dire, mi sentivo anche di poter andare un po' più forte di così nel cento dorso, quindi bene. Io sono sempre ben lieto e soddisfatto quando scappi via in tangenziale, fai il giro lungo, però poi alla fine torni un po' a darmi ragione. Un classico, no? Posso darti ragione? Australiana che avrebbe reso anche più difficile questa vittoria. È una nazionale che sta piano piano forse ritrovandosi, ancora questa risposta non la possiamo dare. Direi proprio di no. Record negativo per gli Stati Uniti, 9 gare mondiali per arrivare al gradino più alto del podio, ce l'avessero detto qualche tempo fa ovviamente non ci avremmo creduto, così come chissà se avremmo creduto a un'Italia finalmente a medaglia nel delfino, nei 50 delfino prima dell'arrivo di un certo Thomas Ceccon, talento clamoroso, talento totale. Saluto al pubblico per Maxime Grosset che ci ha creduto, il francese che era in corsia numero 4, di poter fare il colpo grosso, ma dalla virata, dall'uscita dalla subacquea in poi si è avuta la chiara sensazione che quella di Thomas Ceccon sarebbe stata una lunga, bellissima, meravigliosa cavalcata. Grosset benissimo nei turni che hanno preceduto la finale, non male neanche in finale devo dire, anche se è stata sorpresa la peggiore Ribeiro assoluta, dalla laterale lassù in alto in corsia 1 scende a 22.80, una bellissima prestazione per lui. 50 che vanno a un non cinquantista. Eccolo, braccia alzate, Thomas Ceccon gli ha detto proprio ciao, batte il 5, grande Thomas, e il 5 tutta Italia metaforicamente parlando lo batte a te che sei diventato il numero uno al mondo anche nei 50 delfino dopo il titolo a Budapest con record del mondo un anno fa nei 100 dorso. Premiazione che ci godiamo dall'inizio alla fine, un talento pazzesco si diceva, tra l'altro Thomas Ceccon, circolano dei video su internet, se li vai a vedere di quando nuotava bambino avevi già la sensazione di vedere un adulto. Beh, insomma non mi è capitato molte volte di rimanere scioccato vedendo qualcuno nuotare, con lui mi è successo, no? La prima volta che è apparso nel mondo dei grandi dopo ovviamente aver vinto tutto a livello giovanile, e insomma era chiarissimo quello che fosse la sua capacità natatoria. Poi non è stato così immediata, il percorso è stato abbastanza lungo, costruito nel tempo, se vogliamo equilibrato, e ne parliamo geniale dopo, perché adesso c'è l'inno nazionale più bello del mondo.
settimane anche in Giappone, nella terra del sollevante, per l'inno nazionale più bello del mondo. Bravo Thomas Ceccon per un altro sogno che ci ha regalato, che ha regalato soprattutto a te stesso. E questo chissà che antipasto è per i 100 d'orso, dove ha rivelato di non aver voluto spingere poi più di tanto, anche in una semifinale dove è riuscito a fare il miglior tempo d'ingresso tra le 8 corsie decisive per domani. Di gran lunga il miglior tempo, ha letteralmente volato il suo 100 d'orso, l'abbiamo ritrovato, era un po' che non lo vedevamo così efficace. Super, super Ceccon, questa era una medaglia che lui ha detto volevo, forse addirittura più quella del 100 d'orso. Perché una novità, perché mancava alla grande collezione, alla costruzione della collana dei successi, però posso dire sicuramente dovesse perdere domani il 100 d'orso non sarebbe soddisfatto di questo risultato. Giro d'onore per Thomas Ceccon insieme con Diogo Matos Ribeiro e Maxim Grousset. Poi avremo un'altra premiazione, l'ultima del programma di oggi, quella dei 200 misti al femminile, e ci saluteremo, salvo poi ritrovarci nella notte italiana dalle 3:30 in poi, sempre Rai 2 per le batterie della terza giornata, che poi ci porterà piano piano sulle finali, dove l'Italia andrà ancora una volta a caccia di medaglia. Tanto per fare un esempio, si ricordava dei 1500 stile libero di Simona Quadarella. Beh, domani giornata importantissima per noi, la finale del dorso, la finale della Quadarella, già solo questi due elementi, non poco. Allora, con Thomas Ceccon, che noi aspettiamo con la medaglia ancora in zona mista, ci fermiamo per la pubblicità. No, un mini break. A tra poco, restate lì, torniamo subito. Sta per terminare il giro d'onore Thomas Ceccon, che stavi dicendo giustamente domani avrà un'altra giornata importantissima nel gioco delle finali medaglia, e 1500 stile libero di Simona Quadarella sì, ma i 100 d'orso suoi. Ebbene, una giornata che domani rischia di diventare forse paragonabile a quella di ieri, con dei record che potrebbero cadere, e io non nascondo che penso che Ceccon possa andare a limare il suo record del mondo, e dopo aver visto la Melutite oggi nei 100 rana, penso che insomma quel primato sia ancora più a rischio, quello di Lily King. Sarebbero già due e andrebbero a fare coppia con i tre della giornata iniziale, che ha spaventosamente illuminato la piscina di Marine Mess. Ma mi è piaciuta la faccetta con cui hai parlato del record del mondo dei 100 d'orso, avevi l'occhio birichino, quello stuzzicato dall'ipotesi. Ma insomma, la crescita di Ceccon è estremamente naturale, non è forzata, non è accelerata, va via con grazia, e sembra puntare all'obiettivo con irrisoria facilità. Già l'anno scorso, quando lo vedevi nuotare, anche sentendo gli altri, dicevi sì, ma qual è il limite di Ceccon? E nessuno aveva il coraggio di dire in maniera molto chiara che tutti pensano che lui possa addirittura andare sotto il 51. Non adesso, ma... Eccoci qua, Thomas Ceccon ed Elisabetta Caporale. E allora faccelo vedere bene questa medaglia d'oro, che è la prima del nuoto in vasca. Non è male, eh? Ah, prima del nuoto in vasca, è vero. Prima medaglia d'oro. Prima medaglia d'oro. Ti piace? No, non mi piace. Perché? Preferivo quella di Budapest, un po' più grossa, pesava un po' di più, però... Oh. Idealmente però ti piace questa medaglia d'oro. Molto, molto, molto bella. Ho rivisto anche la gara appena adesso, non ho niente da dire. Penso sia si commentino da solo le due gare che ho fatte oggi. Pensavo prima che comunque ho 22 anni, e se non faccio queste cose adesso non posso farle a 30, quindi diciamo che penso sia anche giusto. Però un titolo che vale molto per me. È bello vederti così soddisfatto, oggi ti sei proprio piaciuto in entrambe le gare. Sì, sono molto contento, e poi ho letto anche, mi sono quasi commosso, perché quando mi scrivono i miei, quando mi scrive mia mamma soprattutto, lei mi scrive che si stava per mettere a piangere, mi stavo per mettere a piangere anch'io, perché
gareggio anche e soprattutto per i miei, cioè non voglio deludere i miei quando gareggio, ok? E questo secondo me mi dà qualcosa in più. Puoi usare questa telecamera per salutarla la mamma? Sì, ma penso che mi stanno guardando, gli ho anche scritto, gli ho mandato il messaggio, ciao mamma, ciao papà, ciao mio fratello, ciao anche Efren, che è mio fratello, che mi ha scritto anche lui, sono insomma molto contento. Mi sembra che tu abbia imparato a godertele un po' di più queste cose belle che fai. Sì, sì, direi proprio di sì. È una cosa che magari quando sei giovane non te ne rendi conto, però capisci poi quando diventi più grande che non è scontato, può anche non succedere mai più, quindi quando vinci o quando prendi una medaglia importante è giusto dare il valore che ha. Un'ultima cosa su domani c'è un'altra finale importante, la finale del tuo titolo mondiale, del tuo primato del mondo, 100 d'oro. Domani c'è la mia gara, io per questa sera vorrei godermi ancora il mio 50 delfino, domani ci pensiamo, comunque è una gara molto tirata, penso, sono in mezzo questa volta, sono in mezzo a due atleti molto forti, passeranno molto forti tutti e due, io dovrò cercare di stare più tranquillo possibile e fare la mia gara, perché come l'anno scorso, se faccio la mia gara facendo il ritorno un po' più in progressione rispetto a quello che ho fatto oggi, può venire un buon tempo e posso anche portarla a casa. Saluta l'Italia. Ciao a tutti, grazie per seguirci, per seguirmi e rimanete connessi per tutta la settimana. Grazie. Grazie. Rimanete connessi sempre per tutta la settimana.